Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo far vedere un mio acquisto che ho fatto oggi. E prima di iniziare questo video volevo dirvi che il 1° ottobre io e i miei compagni, le mie maestre e l'altra quarta andiamo, perché ci sono due quarte per specificare, andiamo in gita a Bazzano, provincia di Bologna, e poi Bazzano è un paesino qui a Bologna, però fuori Bologna. E niente, comunque volevo dirvelo, e io non vedo l'ora, bellissimo, non vedo l'ora, come sempre se ho tempo vi faccio il video cosa mi porto in gita 1 ottobre del 2015, video perfetto. E vabbè, iniziamo subito questo video. L'acquisto è questo qui, che sono i magneti, sono gli stickers in 3D che si possono leggere. Aiuto, vabbè, comunque sappiamo che sono in 3D. Allora, sono gli sticker, come potete vedere, dei pupazzi di neve, vari pupazzi di neve molto carini e simpatici, e sono così, e sono molto molto carini, molto belli, carini. E sì, mi piacciono tantissimo questi qua, ma non sono per me, sono per una mia compagna di classe, che praticamente noi ci siamo fatti gli scambi, perché lei aveva, allora, lei ha un raccoglitore, un raccoglitore con le pagine trasparenti, e con questo, in queste pagine ci attacca gli stickers. Lei ce li ha tantissimi e sono tutti così pucciosi e kawaii, e niente, mi piacciono tantissimo. E questo, e a lei prima piaceva tantissimo Violetta, credo tantissimo, vabbè, mi piaceva Violetta, ma ora non mi piace più. Allora, visto che noi siamo vicini di banco, lei mi ha detto se a me piace Violetta, io ho detto ovviamente sì. Allora mi ha detto che ti regalo un po' di stickers che ho di Violetta, che io li ho messi tutti qui nel mio diario per prendere gli appunti per scuola e fare le operazioni eccetera, che lo andrò a mettere qua nella schermata qua. E me li ha dati davvero parecchi, infatti io mi vergogno di dargli questi, che sono 9. Lei mi ha dato tantissimi, ma vabbè. Allora, sono questi. Oddio, dove? Eccolo, così non potete, così non leggete, scusatemi. E questi qua. Allora, vi faccio vedere. Allora, si è staccato uno. Comunque, lei mi ha dato, vi faccio vedere quello che mi ha dato. Allora, mi ha dato questo qui, con il logo Violetta. Poi, questi qua, che tipo sono per i libri o i quaderni, e anche questo di pazzesco, ok, questi qua, e sono davvero belli, a parte alcune, però peccato che si sono tipo staccate quando lei li ha staccate dal coso, vabbè.
quindi queste cose. Poi anche mi ha anche dato, oddio, mi ha anche dato questo qua che la, credo che l'ha preso nelle patatine, sì, nelle patatine, nel fazzoletto di Violetta, ed è così, questa qui della prima stagione. Poi abbiamo questo qui trasparente, questo qui che è quello trasparente, non è quello bianco, e questo, che sono quelli trasparenti, quindi questi qua, sono trasparenti. Poi mi ha anche dato tutti questi piccolini, queste qua che sono davvero piccoli e troppo bellini. Questa qua di Francesca, Violetta, questa qua di Camilla, Violetta, e questo che è il logo. E quindi sono molto carini. E mi ha dato anche questo, ma vabbè, non importa, questo qua. E quindi sono molto carini. E poi mi ha anche dato questi due stickerini, sempre trasparenti. L'unica pecca è che quando l'ha comprato questi sticker, si diretta, questi due, lei li ha attaccati in una pagina che era blu, no? L'ha attaccata in questa pagina che è blu, e quindi nello speaker c'è la colla. E quindi sta pagina che è blu, quindi la carta che è blu, si è attaccata nello speaker con la colla. Quindi si vede il blu, vedete? Ma non importa, basta tutto di Violetta. E poi c'è questo qua che c'è scritto Music Love Passion. Passion, cioè amore, musica, amore, passione. Passione, musica, amore, vabbè, quello che è. E mi piacciono davvero tanto quello che mi ha regalato, quindi grazie. Lo so, non guarderà mai questo video, perché lei non sa neanche questo video, vabbè. E comunque, quindi questi sono quelli che mi ha regalato, sono tanti. E mamma poi mi ha detto anche, ci facciamo il cambio, cioè io ti regalo questi qui di Violetta, ma tu mi devi dare alcuni, cioè facciamo il cambio. E ho detto va bene, ma il problema è che a casa non ce li ho, infatti io non colleziono stickers, solo quelli lì che non sono stickers ma sono immagini. Stickers, questo qua, non sono stickers ma sono immagini presi da diario, varie cose, e non sono stickers. E a lei non piace Violetta, quindi va bene. Allora sono andata in cartoleria barra edicola, perché il cartoleria è edicola, e allora ho comprato queste qui. E quindi ho comprato queste qui. Io spero tantissimo che gli piacciono, perché ho pagato 1,80 € per questi sticker, che, cioè non sono neanche 20, sono 9. 1,80 € per queste cose, non mi sembra il caso, però non importa. E vabbè, questi sono quelli in 3D, quelli che a lei piacciono, quindi sono di rilievo. Non so se potete vedere, infatti non la posso aprire perché capite, non è per me ma per lei. Infatti io volevo prendere uno, ma mio papà ha detto, ormai avete già fatto questo accordo, non puoi prenderlo perché lei ti ha già regalato tutte queste cose, anche per i libri, quindi è stata davvero gentilissima. E ho detto va bene, non lo apro, e domani a scuola glielo do, così proprio glielo butto, dici tieni Sofia, questo è tuo, grazie tantissimo per gli sticker di quelli di Violetta, grazie tantissimo, e questo è Fabio. Io spero che a lei piaccia davvero tanto. E comunque vabbè, quindi questi sono gli stickerini.
ve l'ho già fatto vedere. E vabbè ragazzi, io vi mando un bacione perché sono già piccino di Madonna, cioè anche per un acquisto. E un bacione, ciao!